deve essere veramente onorato di incontrare un'altra persona, perché in ogni persona è presente Dio, è il tempio di Dio. Per questo motivo ognuno di noi deve togliersi veramente i sandali, usando questa immagine, davanti a ogni uomo, perché l'uomo non è solamente corpo, il corpo indica l'esteriorità, poi c'è una sua interiorità che passa attraverso il corpo. Noi attraverso il corpo agiamo e ci relazioniamo. Il corpo non è solamente un ammasso di atomi o di molecole, il corpo dice l'identità di una persona. E allora per questo motivo la Quaresima ci invita a considerare l'altro non solo come altro e come simile, ma come veramente fratello da rispettare, da amare, perché ogni persona, dal concepimento alla sua morte, come anche nelle sue condizioni dovuta alla condizione appunto sociale, culturale, linguistica, razziale, al di là di questo è sempre una persona. Anzi, tutte queste particolarità rendono la persona originale e irripetibile, per cui veramente siamo chiamati in questo nostro secolo ad amare e a rispettare ogni carne.